Giornata di festa per la Guardia di Finanza, ma anche tempo di bilanci. Chiaro che quando ci si riunisce per fare il punto della situazione durante quelle circostanze, tipo quella della festa del corpo, 237 anni di vita, il Corpo della Guardia di Finanza intende anche festeggiarlo dando atto di quello che è stato l'impegno sul territorio da parte dei propri uomini. Agrigento ha avuto diversi settori dove il personale è stato impegnato in maniera notevole, principalmente il fenomeno dell'immigrazione clandestina, che unitamente alle altre forze di polizia, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia Costiera e tutti gli organi di volontariato che hanno fronteggiato quell'immane fenomeno che c'è stato dall'inizio dell'anno, certamente ci ha impegnato in maniera veramente notevole. Ci sono stati episodi che hanno posto in luce atti anche di eroismo da parte dei nostri militari, che senza indugio si sono buttati in acqua per salvare vite umane, ma è successo anche in alto mare, magari fuori dagli occhi delle telecamere. Magari l'8 maggio ha avuto una risonanza maggiore perché è stato ripreso in diretta dalle telecamere, ma molte altre volte in mare aperto i nostri uomini hanno provveduto insieme alla Capitaneria di Porto a salvare tante altre vite umane che erano veramente destinate a sicura morte. Le altre attività dove è stata impegnata la Guardia di Finanza? Le altre attività sono quelle che ci competono in maniera prioritaria per i compiti istituzionali primari, quale la Polizia economico e finanziaria, quindi il contrasto all'evasione, all'elusione, a tutti quei fenomeni che tendono a sottrarre materia impositiva e quindi a costringere chi ha il dovere di versare le imposte dovute a fare il proprio dovere.